Ciao a tutti e bentornati a Miciolandia. Oggi vorrei parlarvi di lettiere. In commercio troviamo tantissimi tipi di lettiere, dalle lettiere agglomeranti, non agglomeranti, cristalli di silicio, lettiere vegetali. E vorrei spiegarvi un po' quelle che sono le differenze tra i diversi tipi di lettiere che troviamo in commercio e quella che secondo me è la migliore. Premessa, indipendentemente dal tipo di lettiera, anche se c'è scritto che può stare un mese, io la cambio massimo dopo una settimana e mezza, perché a me andare in un bagno sporco non mi farebbe piacere. Perciò non credo sia corretto che i miei gatti debbano andare in una lettiera sporca. Così come la pulizia deve essere quotidiana per lo stesso identico motivo. Iniziamo parlando delle lettiere non agglomeranti. Sono lettiere fondamentalmente composte da argilla che non fanno la palla, per cui quando il gatto urina non si forma una palla che contiene tutta la pipì del gatto, ma rimane lì. Questa cosa a me sinceramente non piace assolutamente. Uno, perché dopo 24 ore si sente l'odore. Due, perché il gatto poi va nuovamente nella lettiera, che secondo me è già sporca, perché io non posso pulirla completamente, posso solo togliere le feci, e da lì poi magari viene nel mio letto, salta sul tavolo. Insomma, io non le trovo particolarmente igieniche. Sono le lettiere più economiche che si possono trovare in commercio e abbastanza anche inquinanti. Queste lettiere vanno smaltite nel secco. Passiamo poi alle lettiere agglomeranti. Anche queste sono lettiere costituite principalmente da argilla. A differenza però delle lettiere non agglomeranti, formano la palla quando il gatto urina. Quindi l'intera pipì del gatto viene, assorbita in una palla. Perciò quando si va a pulire la lettiera si possono togliere le feci, ma si può togliere anche la pipì. Ecco, queste magari puzzano di meno, ma puzzano lo stesso, secondo me. Poi già dopo 2 giorni la lettiera io la cambierei interamente. Il costo di queste lettiere è leggermente superiore rispetto a quelle non agglomeranti e il costo di queste lettiere è leggermente superiore rispetto a quelle non agglomeranti e vanno comunque smaltite nell'indifferenziata. Allora, vanno smaltite nell'indifferenziata. Non buttate le feci del gatto nel water. Vanno buttate anche le feci nel secco, perché alla cacca i granellini di sabbietta si attaccano, non vanno nel WC, punto. Passiamo alla lettiera in cristalli di silicio, che secondo me è la peggiore lettiera che esista. Innanzitutto è terribilmente inquinante, quindi già solo per questo una persona dovrebbe scegliere di non comprare questa lettiera. È terribilmente costosa, perciò altro punto a sfavore. Essendo costituita da cristalli grossi e duri, potrebbe anche creare dei fastidi ai cuscinetti dei gatti. Aggiungiamoci che non è agglomerante, quindi tutta la pipì rimane lì e dopo 3 giorni da bianchi questi cristalli diventano gialli. No, per favore, credo che non serva aggiungere altro. Costosa, inquinante e può lesionare i cuscinetti del gatto. È una lettiera che io ho utilizzato quando la mia gatta Lucy è stata operata e siccome non fa polvere questa lettiera,
ha aiutato a non infettare la ferita, però sinceramente credo che anche senza l'uso di questa lettiera la ferita non si sarebbe infettata. Passiamo adesso a quella che io ritengo la migliore lettiera esistente in commercio, la lettiera vegetale. È una lettiera ecologica, è composta da mais, legno, carta, pallet, e la puoi smaltire nel WC, facendo attenzione però perché in quantità massicce può creare problemi, ma puoi così tranquillamente smaltire nel WC le feci. Ne esistono di due tipi, agglomeranti e non agglomeranti anche in questo caso, io preferisco sempre quelle agglomeranti. E non sono poi così costose queste lettiere, sono molto più costose quelle al silicio. Secondo me è la lettiera che copre di più gli odori. Io poi comunque la cambio frequentemente, massimo una volta ogni settimana e mezza la cambio, ho due gatti che usano la stessa lettiera, massimo una volta alla settimana, una settimana e mezza la cambio. Però problemi di odori zero, assolutamente. Grazie mille per l'attenzione.